e benvenuti a tutti. Vi ringrazio di essere intervenuti a questo importante appuntamento che conclude l'edizione 2019-2020 del contest legato all'iniziativa Il censimento permanente sui banchi di scuola. Grazie a tutti e benvenuti. È veramente un piacere per me, ma per noi tutti, accogliervi. Ringrazio gli insegnanti, ma ringrazio tanto anche voi ragazzi che siete stati, vi siete applicati e avete cominciato un percorso che poi non vi lascerà più, perché vedrete che la statistica vi aiuterà per tutta la vostra esperienza e nel futuro. Vi aiuterà quando dovrete decidere a quale scuola andare, anche quali giochi fare e in futuro quale lavoro scegliere. Quindi è un percorso che vi sarà vicino per tanti anni di qui in avanti. Avete fatto davvero un bel lavoro e noi siamo orgogliosi di questo. L'avete fatto a partire dal censimento. Come sapete, il censimento è proprio la base di tutta l'informazione statistica e vedrete quanto sarà vicina a voi e alle vostre famiglie. Grazie Vittoria Burata di questo intervento e lasciamo la parola a Serenella Ravioli. Un carissimo saluto e poche parole anche per me da aggiungere. Intanto io non sono solo tanto contenta, è proprio un grande onore per me stare con voi, perché è una specie di linea di continuità, un ponte, un patto tra piccoli e grandi di generazioni per capire meglio le cose. I numeri, ragazzi, servono a questo, per decidere più seriamente e più serenamente, per diventare grandi meglio. Grazie Serenella Ravioli, è proprio vero, e grazie a entrambe di queste vostre importanti riflessioni. Entriamo dunque adesso nel vivo, nel momento centrale di questo appuntamento. Vittoria Burata conferirà la nomina ai vincitori della prima edizione del contest legato a questa bellissima iniziativa. Ciao, io sono Pop. Ciao Pop, io mi chiamo Davide. Quanti anni hai, Davide? 9. 9 anni. Sai che in Italia ci sono ben 570.000 bambini che hanno la tua stessa età? Davvero? Tu come lo sai? Me l'ho detto il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. E che cos'è un censimento? Vieni con me e lo scoprirai. Al momento glue, per l'ottima capacità narrativa e l'aver presentato i dati e i numeri descrittivi della realtà in un formato divertente e originale, vince il contest Il censimento sui banchi di scuola, l'elaborato Corrispondenza dallo spazio, della classe 3 della scuola primaria Giovanni Pascoli di Besozzo Varese. Complimenti a tutti davvero, ai ragazzi e all'insegnante Paola Merizzi e a tutti e tre i nostri campioni. A noi ci piace pensarvi come piccoli grandi campioni. Bene, grazie Vittoria Burata. Possiamo lasciare la parola all'insegnante che ha seguito questi ragazzi e alla piccola delegazione di alunni che so che è qui, che dovrebbe essere presente e può raccontarci, ecco, come si è svolta questa esperienza, che cosa ha lasciato loro in questo tempo anche così complesso di vita. Prego, c'è qualcuno che ci può raccontare qualcosa? Eccomi, parto io, buongiorno a tutti, buongiorno. Sono Paola. E ringrazio per questa grandissima opportunità. Sicuramente è tutto merito dei bambini, sono stati veramente grandi. Brevemente vi racconto questa nostra avventura. Tutto è iniziato con una circolare che ho ricevuto verso la fine di novembre, inviata dall'Istituto Comprensivo, che riportava come oggetto avvio dell'iniziativa il censimento permanente sui banchi di scuola. In un primo momento pensavo di dover avviare un'indagine sul gruppo classe, poi leggendo bene con attenzione il documento ho capito che si trattava della partecipazione ad un concorso ISTAT.
Devo dire che l'argomento è stato subito dall'inizio molto interessante, nel senso che relazioni, dati e previsioni è un argomento che viene presentato nei nostri testi come ultimo argomento di una programmazione annuale di matematica, e quindi si lascia sempre quasi in fondo all'anno scolastico. Ma la statistica è, noi la viviamo nella quotidianità. Ogni volta che risolviamo una situazione problematica con i compiti di realtà, con le prove nazionali. E quindi ho colto proprio l'occasione, mi è sembrato proprio giusto prendere questa occasione per iniziare a anticipare il lavoro fin dal mese di gennaio. Quindi ho subito contattato la mia collega di sostegno Clarissa, alla quale ho detto la mia intenzione, e lei ha dato subito appoggio e collaborazione. Da qui è partito poi nel mese di dicembre lo studio di un percorso adeguato per dei bambini di classe terza della primaria. E quindi abbiamo riguardato i nostri obiettivi di programmazione annuale di matematica, il lavoro che presentava il libro di testo e il materiale che intanto Istat mi aveva mandato attraverso i 4 moduli. In questo modo abbiamo preparato questo percorso. Ci mancava l'aggancio, non volevamo partire, chiudere un lavoro che stavamo facendo prima e partire con questo, doveva essere un continuum. E quindi abbiamo pensato ad un'attività giocosa, a un gioco che avevamo fatto poco prima in un progetto, nel progetto Affettività, ed era appunto entrano nel cerchio coloro che, riferendosi alle caratteristiche, di alcune caratteristiche dei bambini, alcune legate proprio, non so, al colore dei capelli, agli indumenti che indossavano, al tipo di scarpe, eccetera, un bellissimo gioco di movimento che piace tantissimo, ma dopo alcune riflessioni con domande stimolo i bambini dicevano: ma è caotico, non riusciamo a capire bene, a organizzare i dati, a vedere quello che poi alla fine abbiamo combinato. Da qui allora l'introduzione, l'avvio a quello che erano i contenuti presentati dal libro proprio sulla statistica. Abbiamo sempre presentato il tutto come gioco. Quindi abbiamo giocato con le classificazioni, con i diagrammi, con le probabilità, ci siamo divertiti molto con la ruota della fortuna, abbiamo fatto indagini nella nostra piccola realtà, piccoli gruppi, e abbiamo costruito grafici. A questo punto eravamo pronti per i moduli proposti da Istat. C'è parso veramente bello iniziare con la videoclip, censimento sui banchi di scuola, e abbiamo fatto un brainstorming sul significato della parola censimento. Una volta capito bene cosa voleva dire, un po' di storia, e da qui via coi giochi, i giochi che i vari moduli ci proponevano. Il primo gioco è stato molto bello, il Censi Puzzle, anche qua ci siamo divertiti tutti molto, l'Indovina Chi, proposto dal modulo 1. Nel modulo 2 invece ci siamo avvicinati un po' di più a quello che sono i dati, quindi l'ABC della statistica, e abbiamo giocato con i pittogrammi. Per quanto riguarda invece il modulo 3, è quello che ha cominciato a aprire le porte allo storytelling. Abbiamo individuato come argomento tempo libero e quindi lettori di libri, e abbiamo fatto delle riflessioni sul significato dei dati. I bambini al termine di questi lavori hanno affermato proprio che i dati a che cosa servono? Servono per conoscere l'ambiente, anche il nostro piccolo ambiente, la nostra piccola scuola, e al fine di migliorarsi. A questo punto, da dove viene l'idea della lettera? Perché il nostro lavoro in fondo inizia con una lettera e si chiude con una lettera. L'idea della lettera viene da un progetto che stavamo proprio facendo alla fine di gennaio, un progetto intercultura, quindi lettera da un paese lontano, ci pareva un'idea accattivante. Ma il personaggio è stato proprio definito con un libro che stavamo leggendo, Incontri ravvicinati del terzo topo, che ha definito il personaggio come l'alieno stat che viene da un lontano pianeta XY Book.
A questo punto io e la collega abbiamo scritto la lettera dove Stat racconta la sua giornata, quello che fa durante la giornata, e conclude ponendo ai bambini delle domande, fra cui la domanda se a loro piace leggere, come succede sul pianeta XYBook. A questo punto avevamo la lettera, mancava il postino. E subito abbiamo avuto la complicità della nostra bidella, la signora Olga. A questo punto passo la parola a Clarissa, la mia collega, che continua nel racconto dettagliato col lavoro proprio dei bambini. Grazie. Eccomi. Mi sentite? Sì. Ok, perfetto. Allora, il percorso con i bambini è iniziato appunto con una lettera indirizzata proprio a loro, che è stata recapitata dalla nostra Olga. I bambini erano molto curiosi, quindi si sono messi tutti attorno ad un banco, l'hanno aperta e hanno iniziato a leggerla. C'è stato un momento di stupore molto forte perché non si tutto si aspettavano tranne che una lettera scritta da un alieno. Quindi la leggono e capiscono che questo piccolo alieno vuole creare una corrispondenza con loro e racconta, come ha appena detto Paola, la sua giornata, ma è anche curioso di sapere come i bambini vivono le giornate sulla Terra. Allora, la prima cosa che hanno notato i bambini è che su XYBook si legge veramente tanto e quindi hanno iniziato a chiedersi: ma noi leggiamo? Ma noi che cosa leggiamo? Quindi, su suggerimento proprio di qualche bambino della classe, sono stati creati alla LIM, come avete visto dalle slide che sono passate, una tabella a crocette. I bambini si sono subito resi conto che però la tabella a crocette creata da loro non era molto chiara, perché alcune crocette erano più grandi, alcune più piccole, e quindi sono passati al diagramma a blocchi. E si sono subito resi conto che in classe c'è una super lettrice, la nostra Janet, la quale aveva letto veramente tantissimi libri. Eccolo il grafico. E da qui si sono chiesti anche che tipo di libri leggono, perché Stat ci ha raccontato che a lui i libri di paura non piacciono per niente, perché poi non riesce ad andare a dormire la notte. Quindi i bambini hanno fatto altri diagrammi per cercare di capire appunto che cosa leggessero. E la scoperta che hanno fatto non è stata tanto quella di cosa leggiamo di più, ma si sono resi conto che nella nostra biblioteca scolastica, perché i diagrammi sono stati fatti in base all'elenco dei libri letti che noi maestre teniamo ogni volta che il bambino prende il libro e restituisce, si sono resi conto di non aver mai letto dei libri di poesia. Quindi Paola è andata dalla referente della biblioteca a chiedere se effettivamente ci fosse stata una carenza di libri di poesia in biblioteca, ed è arrivata la conferma. Quindi qui c'è stato un punto saliente appunto dell'indagine statistica. I bambini hanno capito che la statistica serve non solo per capire quanto e cosa, ma per migliorare. Quindi, dopo aver raccolto questi dati, aver fatto anche delle ricerche circa che cosa mangiamo a colazione, che cosa andiamo a scuola, qual è il nostro gioco preferito, quindi tutte quelle cose che sono andate a rispondere alle domande di Stat, si sono messi a gruppi e hanno scritto la lettera di risposta, che poi è stata assemblata da me personalmente e ricopiata dai bambini, un pezzo per ogni bambino. Quindi nella lettera di risposta ci sono le calligrafie e le firme di tutti i bambini. Una volta trascritta la lettera è stata imbustata e data alla signora Olga, la quale ha avuto il compito di rispedirla sul pianeta XYBook. Purtroppo, a causa della didattica a distanza, noi non sappiamo se Stat è riuscito già a risponderci, e quindi ci vedremo a settembre con questa risposta, speriamo.
Questo è stato il nostro progetto e io direi adesso di dare parola ai nostri bambini che ci racconteranno come hanno vissuto questa esperienza dalla loro parte. Grazie, benissimo. Grazie a voi, grazie a voi. Ciao, mi chiamo Michelle e in questo progetto ho provato un po' di paura perché pensavo che la lettera fosse del dirigente scolastico, perché qualche giorno prima avevamo fatto un po' i monelli. Tanta curiosità perché non pensavo proprio che la lettera fosse stata scritta da un alieno. Infatti mi sono divertita tanto ascoltando le cose strane che faceva l'alieno, tipo un bagno gelato prima di cena. Però la cosa che mi ha colpito di più e che è emersa da questo censimento è che i bambini che hanno letto più libri sono quelli che all'inizio della scuola non conoscevano bene l'italiano. E questa esperienza ci ha portato a leggere più libri. Brava, complimenti. Complimenti davvero. Qualche altro collega? Ciao, io sono Oz. In questo progetto ho provato molta felicità perché non avevo mai parlato con un alieno e mi piaceva incominciare un nuovo progetto. Ho anche provato poca curiosità perché non sapevo chi aveva scritto la lettera, perché gli alieni non scrivono. Ho provato anche un po' di tristezza, perché volevo vedere l'alieno e parlargli, sperando che capisca la mia lingua. E molto amore, perché mi sono divertito moltissimo. Questo progetto mi è piaciuto molto. Bene, complimenti, grazie, grazie della tua testimonianza. Abbiamo un altro compagno di classe? Ciao, sono Dardi. Un alieno ci ha mandato una lettera e inizialmente avevo un po' di paura, ma quando abbiamo finito di leggerla mi sono emozionato tanto. Sono contento del lavoro che abbiamo svolto tutti insieme. Questo progetto mi è piaciuto moltissimo e sono molto felice che io e la mia classe siamo riusciti a vincere il concorso. Bene, anche noi siamo veramente molto contenti. Grazie. Abbiamo un altro compagno di classe? No. Ecco, no, sono loro tre, che il portavoce di tutta la classe che comunque ci sta seguendo. Sono stati comunque tutti molto molto bravi, hanno lavorato per piccoli gruppi, si sono confrontati, hanno veramente fatto loro, perché alla fine noi abbiamo preparato, diciamo, le basi, poi sono andati avanti loro e hanno realizzato proprio quello che è il lavoro che è stato poi inviato a voi. Grazie, grazie davvero, è stato molto importante ascoltare la vostra esperienza e vedere come siete riusciti ad inserire i contenuti di questa iniziativa all'interno proprio dei vostri percorsi scolastici. E vorrei chiudere questo momento, ecco, di premiazione con una frase bella che ci ha lasciato nella sua testimonianza, cioè che la statistica serve per capire ma anche per migliorare. Ecco, questo credo sia un messaggio importantissimo. Andiamo avanti con questa bella, bella festa. Ora è il momento ancora di riconoscere il valore di altri lavori che sono stati molto belli. Quindi lascio la parola anche ancora a Serenella Ravioli. Prego. Quindi bravi bambini, bravi insegnanti, brava Michelle, Watts, Darti, se ho capito bene i nomi, io mi sarei molto spaventata degli alieni. Quindi oltre che bravi bambini, anche coraggiosi. Adesso ho il compito, e ne sono molto lieta, di nominare le cosiddette menzioni speciali per i progetti migliori. Si tratta di tre lavori che ho il piacere di conferire, parlo naturalmente delle menzioni speciali, agli insegnanti. Ricordiamoci tutti, le insegnanti, gli insegnanti, i docenti sono importantissimi per la crescita di ciascuno di noi. Allora, le menzioni sono per l'originalità dell'idea, l'abilità narrativa e la ricercata relazione tra tradizione e territorio, è stata attribuita la menzione speciale Progetti Migliori all'elaborato 11 rintocchi ed un segreto.
quindi anche un nome importante, realizzato dalla classe terza C dell'Istituto Comprensivo Montemurra di Gravina in Puglia. Complimenti! Sono qui con noi le insegnanti Antonella Pappalardi e Angela Barbieri, che ringrazio. Ringrazio loro e attraverso di loro tutti gli insegnanti della Puglia per il lavoro fatto. Francesca, procediamo menzione per menzione o le dico... Procediamo per menzione, poi lasciamo lo spazio alle insegnanti. Grazie, Serenella. Benissimo. Quindi, la seconda menzione è per la precisione con la quale è stato affrontato il tema e l'interesse dimostrato per il recupero del territorio e del suo storico passato. È stata attribuita la menzione speciale all'elaborato Andiamo al cinema, realizzato dalle classi 4A e 4B della scuola primaria di Via Lanciano, l'Istituto Comprensivo di Chieti, e qui siamo in un'altra regione operosa, gli Abruzzi. Complimenti, in questo caso è con noi la maestra Enrica Polidoro. Terza menzione, per l'attualità del tema scelto e la valorizzazione del territorio in un'ottica di sostenibilità, altra parola molto importante per tutti e anche per l'Istat, è stata conferita la menzione speciale all'elaborato In Pista, realizzato dalle classi 4A e 4B dell'Istituto Comprensivo Casirate da Bergamo, città importante e nei cuori di tutti noi in questi mesi. Complimenti, e qui per questa menzione è con noi l'insegnante Anna Maria Bozzetti. Allora, adesso se ci sono le insegnanti possono raccontarci la loro esperienza anche a nome dei propri alunni. Sì, se posso prendere la parola. Buongiorno. Sono l'insegnante, buongiorno a tutti, sono l'insegnante Antonella Pappalardi, insegnante della classe terza C, eccoci qui, dell'Istituto Comprensivo Montemurro di Gravina in Puglia. Innanzitutto vorrei ringraziare i responsabili dell'Istat, gli ideatori di questo contest, perché davvero hanno dato la possibilità di conoscere proprio la storia, i mutamenti, di farci conoscere i mutamenti del territorio in cui viviamo e di cui sembriamo molte volte spettatori passivi perché non ci rendiamo conto di quello che ci accade intorno. Il contest ci ha permesso di conoscere il mondo interessante dell'Istat con una doppia motivazione. Innanzitutto sono d'accordo con la signora Serenella quando diceva pensavo che la matematica fosse noiosa. C'è questo questa idea che la matematica sia la disciplina più difficile e che sia fredda. Non è vero, noi abbiamo avuto la possibilità di giocare con la matematica. Ora vedremo cosa, di giocare e di vedere come anche i numeri raccontano. Raccontano la storia vicina a noi, raccontano la storia lontana da noi. Intanto voglio dire pubblicamente che siamo orgogliosissimi dei nostri piccoli ragazzi, perché non solo durante il periodo del lavoro, proprio in cui abbiamo svolto il lavoro, ma anche in questo ultimo periodo difficile un po' per tutti quanti, hanno dimostrato di non perdere mai la curiosità, di non tirarsi indietro di fronte a tutte le sfide in cui vengono coinvolti, con un entusiasmo che dà la possibilità anche di affrontare anche i momenti difficili. Ringrazio il preside perché è stato il professor Lollisci Michele del nostro istituto comprensivo, perché è stato lui stesso a presentarci il progetto, a parlarci della circolare pervenuta. E il nostro lavoro si è diviso in due momenti: un primo lavoro di lettura, di analisi e in qualche caso anche di decodifica dei dati messi a disposizione sulla piattaforma del contest, interessantissimi. Anche noi abbiamo cominciato con il video di Pop, giusto per far affacciare i ragazzi in questo mondo a volte sconosciuto. E molto interessanti sono stati tutti i temi affrontati durante l'analisi, la lettura e analisi delle griglie. Noi abbiamo cominciato con la visione di alcuni videoclip, la visione delle infografie, sappiamo benissimo quanto siano potenti e fissativi proprio nella memoria dei bambini, le immagini, per cui sono grafici che subito sono entrati nella memoria, proprio nel ricordo dei bambini, anche perché, come dicevano le colleghe prima di me, siamo in terza elementare, non avevano una conoscenza approfondita né delle percentuali né tantomeno di numeri grandi a
queste cifre, ma la cosa bella di questo progetto, a parte che ha creato quello che noi definiamo esperienza generatrice, cioè quell'esperienza da cui poi abbiamo la possibilità, proprio come brainstorming, come mappa mentale, di accedere a tanti contenuti, molte volte anche impensabili precedentemente, per il risvolto che si può ottenere. Quindi, dicevo, c'è stata una prima fase di lettura dei grafici, anche le tabelle con le variabili che abbiamo proposto ai bambini, che voglio dire sono difficoltose proprio come struttura, eppure la forza della classe, della scolaresca, è stato proprio il lavoro di gruppo, ne parlavano anche le colleghe. Io ricordo uno delle prime attività, che è stato il crucipuzzle proposto in piattaforma, che è diventata una vera e propria caccia al tesoro, non solo la ricerca delle parole nella griglia, ma proprio la ricerca del significato all'interno sia degli strumenti, diciamo, dei nostri tempi, a proposito di società che cambia, cioè il cartaceo, sia attraverso gli strumenti digitali. E tutto è diventato una caccia al tesoro, e posso assicurare che è bellissimo vedere le dinamiche relazionali che nascono nel momento in cui c'è un lavoro di gruppo, la divisione dei compiti, la scelta dei ruoli all'interno del gruppo stesso, l'accettazione delle diversità, dei limiti, delle peculiarità da potenziare e da sviluppare nel caso dei bambini più timidi, per cui veramente è stato un lavoro che ha dato la possibilità di far crescere i bambini nell'ottica proprio dell'inclusione. A parte poi il legame fortissimo che abbiamo noi con il nostro territorio, Gravina in Puglia, per cui abbiamo cercato di inserire i dati, ora ne parlerà la mia collega, i dati che avevamo analizzato all'interno di quello che poteva essere un racconto che potesse appunto suscitare la curiosità, che potesse lasciare il segno anche fra 20 anni di com'era la loro vita in classe. Quindi nel racconto veramente si parla di come vivono la giornata, delle esperienze che svolgono quotidianamente, con il riferimento ad una delle chicche che abbiamo in paese, appunto l'orologio Curci. Se vuole passo la parola alla collega Angelica. Grazie Antonella, proprio dello specifico. Buongiorno a tutti, io sono la docente di sostegno della classe terza C. Allora, abbiamo deciso tutti insieme di elaborare, di scrivere un racconto per certi versi fantastico, però con spunti realistici, in quanto è calato nella loro realtà del senza zaino, metodologia di cui si avvale la terza C. Ecco, quindi sono state citate le scansioni spaziali e temporali peculiari di questa realtà, e il riferimento, come diceva la collega, alla torre civica monumentale in cui era chiuso uno degli orologi più antichi d'Italia, l'orologio Curci. Il racconto è un racconto dinamico, parte da un'attività didattica svolta in classe con i bambini, si tratta parte dalla scena in cui i bambini sono intenti ad analizzare dei dati di un'indagine sul frutto preferito della terza C. Dopo le procedure dell'intervallo si accingono ad un'uscita didattica presso l'orologio Curci, e lì è il luogo proprio dove avviene tutto, si svolge tutto il racconto. Un gruppo di bambini vivaci e curiosi notano una macchia che toccano e vengono risucchiati in un vortice buio e catapultati in un'altra dimensione temporale. Cosa accade? Ovviamente in tutto il racconto ci sono delle citazioni di indagini sulle abitazioni del centro storico ed altre. In particolar modo, quando si ritrovano catapultati in questa nuova dimensione temporale, che in realtà è una dimensione passata, si ritrovano in piazza sulla villa comunale, dove si affaccia l'orologio, dove ci sono dei bambini che giocano a campana, un gioco ormai in disuso, un gioco tradizionale, non so se è conosciuto da voi altri, che consiste nel lanciare un sasso, una suola di scarpe, e in equilibrio saltellare per raccoglierla. Subito i bambini dei protagonisti del racconto
denunciano, lamentano la volontà di voler tornare ai videogiochi. E qui i nostri alunni scrittori hanno lasciato proprio emergere, si denota la loro consapevolezza di essere cittadini nativi digitali, quindi la volontà di voler giocare, passare, trascorrere il tempo con i videogiochi. Dopo un breve colloquio tra i protagonisti e la bambina dell'altra dimensione temporale, capiscono che si trovano nel 1982, epoca in cui i computer non sono una rarità, si parlava del DOS, e dietro il suggerimento di una bambina si rivolgono al dottor Statisticus, che in persona è l'Istat, che grazie ai censimenti e alle ricerche trova, consiglia loro una strada per ritornare al loro tempo. Ritornano, corrono, c'è suspense, ritoccano la macchia, ritornano al loro tempo e cosa accade? Non finisce così, perché i nostri alunni ormai consapevoli dell'importanza del censimento hanno voluto trovare un escamotage per concludere il racconto. Hanno ipotizzato che c'era un torneo di calcetto, il loro mister aveva bisogno di quantificare i volantini che servivano e quindi si sono cimentati in un nuovo censimento. Il racconto finisce così. Io voglio ribadire l'importanza di partecipare al concorso, soprattutto un concorso di questa portata, perché consente a noi docenti di personalizzare il curriculum, affrontare contenuti e attività didattiche che difficilmente si riescono ad affrontare. Comunque con attività transdisciplinari si è riuscito a passare da una disciplina all'altra. I bambini hanno analizzato le indagini, hanno riflettuto sul cambiamento antropologico, hanno aumentato la loro consapevolezza sulla propria identità sociale e culturale, competenze attese dalle indicazioni nazionali nel momento in cui si puntualizza di educare alla cittadinanza, dall'agenda 2030 nel momento in cui al quarto obiettivo si pone importanza su un'educazione equa e di qualità. Quindi questo percorso ha contribuito, seppur ovviamente in parte, a formare dei cittadini consapevoli dell'importanza dei ruoli delle compagini sociali. Ti ringrazio soprattutto perché ci hai dato degli spunti interessanti anche per capire che è giusto che questo percorso che noi abbiamo intrapreso quest'anno possa continuare in un'edizione successiva, perché gli elementi sui quali riflettere sono importantissimi e anche gli elementi da utilizzare che noi possiamo mettere a disposizione sempre e soltanto grazie al vostro importantissimo aiuto, perché siete state in grado di riuscire veramente a personalizzare il materiale che noi avevamo dato in maniera così capillare a tutte le scuole. Quindi grazie davvero per il lavoro che avete svolto. A questo punto lasciamo la parola all'insegnante che rappresenta la seconda classe menzionata, Enrica Polidoro. Grazie. Grazie. Buongiorno a tutti, io sono Erika Polidoro, coordinatrice del percorso progettuale dal titolo Andiamo al cinema, realizzato dagli studenti delle classi quarte del plesso di scuola primaria Via Lanciano, che fa parte dell'Istituto Comprensivo 3 di Chieti. Saluto la dirigente scolastica che vedo fra i partecipanti e anche i miei piccoli alunni che hanno scelto questa mattina di prendere parte alla cerimonia di premiazione e che quindi stanno vivendo con me questo momento estremamente emozionante. Innanzitutto ringrazio l'Istat ed i creatori di questo interessantissimo contest, anche a nome dei colleghi Claudia, Anna, Alba e Daniele, che con me hanno condiviso le attività didattiche interdisciplinari. E soprattutto esprimo la soddisfazione di un insegnante che vede riconosciuto ed apprezzato il lavoro, l'impegno e soprattutto la creatività dei propri alunni. Lasciatemelo dire, siete stati fantastici. Siamo onorati di essere stati scelti per una menzione speciale in un concorso nazionale che ha visto, come ha detto la signora Serenella, la partecipazione di oltre 200 istituti e quindi per noi questo significa veramente tanto. Soprattutto perché le tematiche affrontate non sono semplici e sono state anzi parecchio impegnative e ci hanno coinvolto in maniera veramente attiva per 3 mesi.
Il percorso di preparazione è analogo a quello che hanno presentato le colleghe che mi hanno preceduto, dal brainstorming alla conoscenza di Pop e Davide, passando per la visione dei video, la partecipazione ai giochi e la scoperta dei dati statistici. La differenza sta nel prosieguo, fra ipotesi, ricerche, interviste, indagini, letture di grafici, tabelle e perfino ricostruzioni geografiche ed architettoniche. Gli alunni hanno studiato il cambiamento del tessuto urbano, hanno studiato come è cambiata la città anche in relazione alla diversità, alla diversificazione delle attività dell'uomo, e sono partiti da questo per cercare di ricostruire la storia delle diffusioni delle sale cinematografiche cittadine. In realtà, detto così, sembra tutto estremamente noioso. Certo che se al mio posto ci fosse uno qualsiasi dei miei alunni e avessi chiesto a lui di ripercorrere le tappe di questa esperienza vissuta, il risultato sarebbe stato sicuramente molto più coinvolgente. Perché? Perché avreste letto negli occhi di tutti l'entusiasmo di lavorare insieme, la curiosità di cercare le informazioni, l'emozione nel raccogliere le interviste dei passanti, ma anche lo stupore di riconoscere uno dei primi locali cinematografici della città proprio nell'edificio fatiscente e abbandonato che si trova di fronte all'ingresso della scuola, ma anche la soddisfazione di riprogettare, quindi di reinventare, di ricostruire l'architettura di questo edificio immaginandolo come un cinema del futuro. In realtà avreste anche percepito i momenti di difficoltà nell'interpretare i dati e nel cercare di dare ai numeri una chiave di lettura che potesse spiegare il cambiamento della società. Purtroppo la sospensione delle attività didattiche in presenza non ci ha consentito di trovare le motivazioni che hanno portato allo spostamento delle sale cinematografiche che prima occupavano la zona centrale della nostra città verso la periferia. Ma sono fiduciosa, siamo fiduciosi, tutto il team docente, che le ipotesi rimaste in sospeso troveranno quanto prima delle giustificazioni e delle soluzioni inaspettate. Del resto è proprio questo il processo che come insegnanti portiamo avanti ogni giorno, quello che, in cui crediamo fermamente, ossia che ognuno dei nostri bambini diventerà, proprio seguendo l'esempio della scoperta, della lettura dei dati, della ricostruzione del tessuto urbano, quindi della conoscenza della vita dell'uomo attraverso il territorio, trasformandolo da bambino a futuro cittadino, un cittadino sicuramente più consapevole. Io vi ringrazio ancora. Grazie Enrica, grazie davvero. Ecco, io vorrei ricordare che stiamo parlando di bambini della scuola primaria, quindi i lavori che state presentando sono veramente, veramente importanti. Continuiamo con l'ultima insegnante della classe menzionata, Anna Maria Bozzetti. Grazie, buongiorno, sono Anna Maria Bozzetti, insegno nella scuola di Casirate d'Adda, in provincia di Bergamo, e volevo ringraziare per averci assegnato questo riconoscimento, averlo assegnato a me e alle mie classi. Ringrazio in questo momento Anna Allevi, che partecipa qui come spettatrice, e a nome di tutta la classe. Come vedete, per un insegnante, per una maestra di scuola primaria, è abbastanza inevitabile utilizzare il possessivo, i miei alunni, le mie classi, è quasi impossibile evitarlo. E i miei ringraziamenti vanno in seconda istanza a chi ha organizzato e programmato questo contest, perché ci siamo sentiti accompagnati per mano sia fin dalla proposta sino all'esecuzione dell'elaborato. Il materiale che avete fornito è stato davvero prezioso. In questo caso voglio nominare un paio di strumenti che ho trovato davvero interessanti e chiari, che sono stati Se fossimo 100 bambini, che mi ha aiutato a spiegare il concetto di percentuale in modo divertente. I bambini di quarta ancora non lo affrontano nella scuola primaria, era indispensabile conoscerlo. E la presentazione conosciamo l'Istat e le sue indagini, all'interno della quale tutte le fasi del lavoro dello statistico erano spiegate con esempi chiari e efficaci. È proprio con quest'ottica che con i bambini abbiamo lavorato all'analisi dei dati contenuti in una tavola, la tavola 16.2 della mobilità urbana, che racconta i valori assoluti in chilometri delle piste ciclabili nei capoluoghi di provincia e delle città metropolitane.
quindi sembrava una cosa difficile, inavvicinabile, ma in realtà armati di righelli per non perdere segno nei grandi fogli, di calcolatrici per i calcoli più complessi, di atlanti per ricercare le città che non conoscevamo bene sulla cartina, abbiamo provato ad iniziare questo lavoro di osservazione, di considerazioni sui dati e di addirittura anche abbiamo individuato delle curiosità su questo aspetto delle piste ciclabili. A completamento di questo lavoro, i disegni dei didascali dei bambini hanno fatto in modo di costruire questa una piccola narrazione. Avete visto, non è lunga, non è importante, non è complicata, ma a quanto pare il risultato è efficace. E è da lì che ho cercato di far passare ai bambini questa idea del censimento come fotografia, una fotografia che nel tempo non cambia la sua efficacia. Io come primo lavoro dopo il diploma nel 1981 sono stata una rilevatrice del 12° censimento della popolazione, per cui il censimento allora non era ancora permanente, è passato di tempo, però il concetto della fotografia è rimasto lo stesso. Una fotografia che non si serve di forme, di colori, ma di numeri. E questi numeri ci danno davvero l'idea di quello e il senso di quello che ci accade intorno. Addirittura però, se li guardiamo con attenzione, questi numeri ci danno qualcosa in più rispetto alle forme e ai colori, ci danno l'idea di cosa sarà il futuro e di come lo possiamo affrontare. E questo è quello che ho voluto far passare ai bambini. Grazie mille. Grazie. Grazie davvero anche per questo tema così attuale, soprattutto in questo tema. In città come Roma stanno aumentando le piste ciclabili proprio per aiutarci a muoverci in maniera diversa rispetto al passato. Va bene, siamo giunti quasi al termine di questa bellissima festa, ma non è ancora concluso, dobbiamo ancora vivere un momento importante. Allora vorrei dirvi che per questa iniziativa sono arrivati moltissimi lavori e molti lavori che non rispettavano i criteri stabiliti nel regolamento, nell'articolo 5 sulla tipologia di elaborati. Tuttavia, in considerazione della quantità e soprattutto della qualità di questi lavori, la Commissione ha deciso di non procedere alla loro eliminazione. Dunque, tutti questi lavori sono stati comunque visti, sono stati valutati e non solo. Tra questi, uno ha colpito in maniera particolare la Commissione e ha stabilito di conferire dunque una menzione speciale. Gli insegnanti non sono qui tra i panelist presenti che potranno parlare, però tra i progetti fuori concorso della scuola primaria voglio informare che è stata attribuita la menzione speciale per l'originalità dell'idea creativa, l'accuratezza delle illustrazioni e lo spessore dei messaggi trasmessi all'elaborato insieme a Sara Tutti attraverso il territorio delle classi quinta A, quinta B e quinta C dell'Istituto Comprensivo Statale Costa Masnaga, provincia di Lecco. Complimenti. E una terza categoria di lavori che abbiamo individuato all'interno di questo grande percorso compiuto è stata quella di una categoria speciale. In seguito all'emergenza Covid-19 è stata creata una categoria a parte definita proprio nel regolamento dell'articolo 4 per andare incontro a tutte quelle classi che hanno avuto difficoltà a concludere i loro lavori proprio per via della chiusura delle scuole. Ricordiamoci che in alcune regioni del nord Italia le scuole sono state chiuse una settimana prima, un paio di settimane prima rispetto al territorio nazionale. Quindi, nella categoria speciale emergenza Covid-19, sono state attribuite le menzioni speciali per l'impegno e la determinazione dimostrate, nonostante l'impossibilità a concludere il progetto, ai seguenti elaborati della scuola primaria. Quel ramo del Lago di Como, classi terza B e terza C della scuola primaria Gianni Rodari, Olginate, provincia di Lecco. Chiudiamo i rubinetti, classe terza A dell'Istituto Comprensivo di Cisano Bergamasco, provincia di Bergamo. Quanti rifiuti, classe terza B dell'Istituto Comprensivo di Cisano Bergamasco, provincia di Bergamo. Se fossimo 26 bambini e bambine nati tra il 2009 e il 2010, classe quinta B dell'Istituto Comprensivo 2 Ravarino, provincia di Modena. Sostenibilità ambientale, misuriamoci, classe quinta A dell'Istituto Rita Levi Montalcini, Misaglia, provincia di Lecco.
Giulio e il censimento, classi terza e terza A Santa Pollinare dell'Istituto Comprensivo Gabriele D'Annunzio a San Vito Chietino, provincia di Chieti. Complimenti e bravi, bravi tutti coloro che hanno partecipato, alunni, insegnanti. Allora, siamo finalmente arrivati al termine di questo appuntamento, davvero i miei complimenti e a questo punto anche i miei ringraziamenti. Ringrazio Vittoria Buratta e Serenella Ravioli di essere intervenuti. Grazie. Ringrazio il supporto tecnico che ci ha sostenuto durante questa diretta. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito al successo dell'iniziativa. Dietro questo progetto ci sono moltissime persone che hanno lavorato insieme ed è stata una bella squadra. Ringrazio anche l'agenzia che ci ha seguito. E ringrazio naturalmente voi che avete partecipato al di là di questo schermo e che purtroppo non possiamo vedere. Grazie agli insegnanti, grazie agli alunni e mi raccomando, ci vediamo alla prossima edizione che partirà a ottobre 2020. Quindi vi aspettiamo.